Vince il nostro re. Molto bene. Ancora. 1-8-7-1. Alla Prussia non resiste nessuno. Molto bene. Ancora. Palla in alto. A sinistra. Al centro. A destra. E al centro. Fianco sinistro. Sinistro! Al tre slancio! 1, 2 e 3! Siamo arrivati? Thank you. Good morning. Il viaggio in nave è stato alquanto agitato. Benvenuto a Braunschweig. Benvenuto al Martino Catarineum. La ringrazio, direttore. Spero che il viaggio sia stato piacevole. In realtà il mare era un po' agitato. La guardo e già sento la ventata d'aria fresca che porta con sé dall'isola. Ma non pensi che qui siamo rimasti indietro da quando lei ha voltato le spalle alla sua patria? Cosa crede che stiano facendo quegli uomini laggiù? Non lo so, signor direttore. Piantano i pali del telegrafo. Oh! Fra qualche giorno detterò alla signorina Salkoff una lettera per il provveditorato agli studi, lei cablerà il testo a Berlino e lo stesso giorno avremo in mano la risposta. Lo stesso giorno, Koch. Non lo trova incredibile? Già, incredibile. Ma a cosa ci servono i pali del telegrafo se nessuno ci capisce? I tedeschi si aspettano che chiunque dall'altra parte del cavo parli tedesco. E questo è un errore. Prego. Ed è per questo che io, Gustav Merfel, ho voluto che lei venisse qui al Martino Catarineum. Lei è uno dei primi insegnanti d'inglese in un ginnasio tedesco. I posteri ci festeggeranno come dei pionieri, Koch. Come dei pionieri. La sua fiducia mi onora, signor direttore. Bene, non perdiamo tempo. La mia segretaria la condurrà immediatamente alla sua classe. Signorina Salkoff! Credevo che le mie lezioni cominciassero da domani. Ma che sciocchezza! Non ammette proroghe il futuro. Comunque sia, la sua lezione è iniziata già da 17 minuti e mezzo. Puntualità e disciplina, Koch. Non avrà per caso dimenticato le virtù tedesche? No. La quarta ginnasio è una classe irreprensibile. Gli insegnamenti dei nostri docenti vengono accolti in modo ineccepibile. Mi fa piacere. Buona fortuna. Buongiorno!
Good morning, gentlemen. Sit down, please. Sta sorridendo. Forse è una ferita di guerra. My name is Konrad Koch. And I am your English teacher. Qualcuno di voi ha capito ciò che ho detto? È il nuovo insegnante. Very good. Well, dunque, mi interesserebbe sentire che cosa sapete dell'Inghilterra. Sì, prego. Mister? Herr Hartung, capoclasse della quarta ginnasio. Gli inglesi discendono da popolazioni celtiche autoctone e da quelli anglosassoni che sopraggiunsero in seguito. Sono dei barbari e ora, spinti da foga imperialista, cercano di diventare una potenza mondiale. Interessante. Ma cosa intende per barbaro? Prego. I visipallidi mangiano carne cruda con salsa alla menta. Portano via i neri alle altre nazioni. Osano unirsi fra consanguinei. E come imperatore hanno una donna. Ma chi vi ha raccontato queste sciocchezze? Comprendo che vi spaventi confrontarvi per la prima volta con una lingua straniera viva. Le attribuite una certa sregolatezza. Ma io vi assicuro che una volta messo da parte il rude germanismo, la lingua e la cultura inglese vi daranno grandi soddisfazioni. Per questo... Buongiorno, dottor Bosch! Sarà un buongiorno ancora per poco. Seduto. Buongiorno. Mi scusi, ma la gravità di questo atto non ammette proroghe. Segata, ora vorrei sapere da voi chi è stato a farlo. Signor Hartung, cosa ha da dirci? Non so se sia importante, ma ho visto che Jost Borsted stamattina aveva una sega con sé. Borsted, svuoti immediatamente la cartella. Non è vero, io non ho una sega. E invece è vero. È così, l'ho vista anch'io. Stimato collega, non c'è prova. Vedremo che... subito se ci sono prove oppure no. Potrebbe sbrigarsi, Borsted? Così da far proseguire la lezione? Dottor Bosch, io non... Ma questa non è mia. Venga con me. Venite tutti. Dottor Bosch, vorrei continuare la mia... Stia fermo. Quelli come lei, Borsted, non imparano... mai niente. E quindi non meritano di frequentare questa scuola. Non meritano di frequentare questa scuola. Giù. Consilium habe undi interrogabitur. Traduca, Borsted. Verrà richiesta una sospensione. In classe. Non mi sono ancora presentato. Io sono il professor Bosch. Storia greco-latino. Koch. Konrad Koch, inglese. La sua lezione, collega. Mister Hartung, suppongo che lei sappia a chi appartenga questa. La prego di fare in modo che non capiti più davanti ai miei occhi. Molto presto lei si accorgerà di quanta importanza io attribuisca ai concetti di fair play and comradeship. Significa cameratismo. Lei sa cosa vuol dire? Il cameratismo è un valore importante. Bene. Dopo di lei. Sit down, please. Sedetevi.
qui viveva il custode. Purtroppo la fondazione non ha potuto provvedere a un soggiorno migliore. Beh, mi sembra una buona sistemazione, è molto accogliente. Sì, sono contento che le piaccia. Non dimenticare. Dimenticavo, il direttore Merfeld ha detto che la prega di farsi trovare pronto per... un incidente. Le 7, la compagna ha un ricevimento in abito da sera. Bene. Arrivederci. Grazie, Stolberg. Prego, signore. Finalmente ho messo in ginocchio quella canaglia. Rosenthal è in bancarotta. Ha venduto. Congratulazioni. Anche io oggi ho messo in ginocchio una canaglia, padre. Ah, sì? Just Borsted. Oh, quel proletario ha finalmente lasciato il Martino Catarineum? No, ma lo farà tra poco. Non devi cantare ancora vittoria, Felix. Altrimenti sarai visto come un perdente e anche come un grande idiota. Ricordalo. Sì, padre. Già. Se persino gli operai possono mandare i figli alle superiori, vuol dire che presto quegli schifosi socialisti ci porteranno via tutto quello che noi abbiamo faticosamente costruito. E l'insegnante d'inglese è arrivato? Sì, padre. E allora? Che cosa ha detto? Definisce le nostre conoscenze etnologiche sugli inglesi sciocchezze. Sciocchezze. Capisco. Allora, ragazzo mio. Ciao, mamma. Com'è andata a scuola? Stiamo imparando l'inglese. Davvero? È una bella cosa, sul serio. Così, una volta diventato ingegnere, potrai andartene, sì, in America. Che cosa hai fatto? Mi sono scottato. Hai litigato di nuovo con Artung, è così? Cos'è successo? Ecco. Sì? Verrà richiesta una sospensione per me. Ma che dici? Sei impazzito! Io posso anche lavorare in fabbrica. Assolutamente no. Domani parlerò con il direttore. Borsted, non perdere tempo. Al lavoro. Tu in fabbrica non ci lavori. Toglitelo pure dalla testa. Comunque anch'io in passato. Spinta, amico mio, spinta! Lasciamo stare. Sì, cari camerati, 40 anni fa, proprio in questo posto, i maiali si rotolavano nella sporcizia. Oggi produciamo merce tedesca di qualità e non abbiamo rivali sul mercato internazionale.
Noi siamo stati i primi a imbottire le palle mediche con dei pallini di piombo e grazie a noi ora è possibile regolare in altezza il cavallo e altri attrezzi. Maledetto attrezzo mi è quasi costato la virilità. Purtroppo, per quella che potremmo definire ironia del destino, il mio unico figlio alla sbarra non fa una figura migliore di quella di un maialino allo spiedo. Ma nonostante questo, io a partire da oggi lo inizierò attivamente alla mia azienda. Signore e signori, date il benvenuto al mio junior Otto Leopold Schricker. Vieni. È ancora un po' timido. Fategli un bel applauso. Ma fai in modo che tuo figlio prenda un voto decoroso alla maturità. Sta tranquillo, Gustav. Ci penserò io a tirargli forte queste sue orecchie da asino. Credo che ora potremmo andare a mangiare qualcosina. Che ne dite? Suo padre ha combattuto sul fronte a Sedan, dico bene? Richard Hartung, presidente della fondazione del Martino Katharineum. Ha già conosciuto mio figlio? Sì, abbiamo avuto il piacere stamattina. Konrad Koch, molto lieto. L'alba del nostro glorioso Reich rappresenterà anche per lei il momento più alto della sua vita. Fortunatamente non ho svolto il servizio militare. Ah già, dimenticavo. Ha voltato le spalle alla sua patria per andare a studiare a Oxford, se mi hanno informato bene. È così. La sua giovane età mi sorprende, Koch. Spero che lei sia consapevole della rilevanza del suo compito. Formare i nostri ragazzi e farli diventare uomini. Il loro futuro è nelle sue mani. La vedo diversamente. Insegnerò ai vostri ragazzi che il futuro è nelle loro mani. Abbiamo sentito parlare di queste strane idee che si stanno diffondendo sull'isola. Ma ora è di nuovo nell'impero tedesco, Koch. E qui siamo convinti che i nostri figli debbano essere istruiti alla disciplina e all'educazione. Obbedienza e disciplina. Sono queste le virtù che ci hanno fatto arrivare dove siamo adesso. Come in questo dipinto? In quei ragazzi, in suo figlio, c'è così tanto talento e un potenziale di cui non abbiamo idea. Noi non dovremmo costringerli a seguire le nostre orme solo perché abbiamo paura di venire superati in bravura da loro. Mio caro Koch, la sua età e il suo idealismo non devono farle dimenticare che lei è solo un esperimento. La fondazione ha consentito ad istituire la sua figura solo a titolo provvisorio. Lei non dovrebbe mordere la mano che la nutre. Dovrebbe prendere esempio da suo padre. È morto prestando lealmente servizio per la sua patria. È un vero eroe. Suo padre. Sì, soprattutto è morto. Mio padre. Sono contento che vi capiate a meraviglia. Il signor Hartung è il presidente della nostra generosa fondazione che ha permesso di istituire la sua figura. Già. La mano che mi nutre. È stato un piacere. The Sun? The Moon? Very good. The stars? Not bad. The earth? The earth. The earth. The earth. Sit down, please. Signori, dovete posizionare la lingua tra i denti. The earth. North, south. Chi vuole provare? Mr. Schwarzfeger. Credo di avere la lingua un po' troppo corta. Very funny. Sit down. Signori, voi sottovalutate l'importanza del TH. In Inghilterra chi non lo padroneggia, scusate, sembra un tonto. Sempre meglio che sembrare tonto davanti all'intera classe. Vuole dirci qualcosa, Mr. Hartung? Non riesco a capire a cosa ci serva questo esperimento.
Se mai ci spingeremo in Inghilterra, avremo bisogno di parecchie armi e munizioni, e non certo del TH. Mi rendo conto, ovviamente, che la mia osservazione merita una punizione adeguata. 10 bacchettate. 20. Non merita niente, Mr. Harton. Niente. Ma chi crede di dover compiacere? Suo padre? Non è qui ora. Questa sua dannata obbedienza tedesca mi sta annoiando. Si sieda. Siete tutti dell'opinione che la lingua inglese non abbia niente da offrirvi? Non tornerà più. Fra 3 minuti esatti, tutti in palestra. Io ci sono andato più vicino, quindi fuori i soldi. No, non vale. Gli insegnanti che non bacchettano non contano. Buongiorno, Koch. Morning. See you later, può farla. This is a ball. A foot ball. Klassen? Pallone da calcio? That's right. È piccolo come pallone. And this is a goal. Un goal? So I kick the ball into the goal. Try it. Forza, provateci. Prendete una bella rincorsa e tirate. I kick the ball into the goal. Eccellente TH. I kick the ball into the goal. Not bad. La prossima volta colpisca con l'interno. Oh, Mr. Hartung, ci concede questo onore. I kick the ball da qualche parte. Ci mostrerà lui come si fa. I kick the ball into the goal. Oh, very good, Mr. Borsted. Who's next? Chi è il prossimo? Tu non tiri. Se ce la fa Borsted, allora anch'io. I kick the ball into the goal. Quasi. Next one. To shoot. To shoot. To pass. To pass. To push back. To push back. To block. To block. To defend. To defend. To attack. To attack. Go backward. Go backward. Go forward. Go forward. Once again. To shoot. To shoot. To pass. To pass. To push back. To push back. To block. To block. To defend.
prometto, signor direttore, che d'ora in poi Yost sarà irreprensibile. Lo spero, sarebbe davvero un peccato. Suo figlio è un bravo studente, ma non si può permettere di ricevere un altro richiamo. Capisco. E la retta scolastica? Io le sono già venuto incontro in tutti i modi possibili, signora. Lo so, ha ragione. Mi dispiacerebbe se il mio programma di educazione popolare fallisse già al primo tentativo. Certo. E ora la prego di scusarmi. C'è nessuno? Sto cercando l'imperatore. L'imperatore? Non è qui. Voglio dire il custode, perché mi è caduta la grata nel pettine. La grata? Me ne occuperò io. Lasci stare, devo andare. Scusi per il disturbo. Nessun disturbo. È una donna estremamente impulsiva. Go backward. Left. Right. Go forward. Go backward. Stop. Mr. Shrieker, è evidente che lei i vocaboli non li ha ancora imparati. Non ce la faccio più, ma deve muoversi così tanto anche chi sta dentro al gaol. Gaol, Mr. Shrieker. Well done, Mr. Bosted. Look at the ball. Go. Very good. Go. Alto. Mr. Shrieker, move a bit. To the right. That was the left. Left, right, left, right. A bit stronger next time, hmm? To the left. Excellent. Use your hands, Mr. Shrieker. Your hands. Very good. Good. Mr. Shrieker, move. Don't forget to move. Very good. Very, very, very good, Mr. Shrieker. Verso sinistra. Lina. Tiri. Bravo. Si passa. Si è fatto male? No, thank you, I'm fine. What was that? That was a foul. Yes. Protection? Congratulations, Mr. Borstedt. Thank you. Se non gli avesse dato quel calcio di punizione avremmo vinto. Chiudi la bocca. Oh. Mm.
Forza, va a prendere il pennello. Allora? Che sciocchezza, devo farlo per forza, Tukovsky. Suo padre desidera che lei impari il mestiere cominciando dalla gavetta. That's bloody German obedience. Come, prego? Ho bisogno di una pausa, Tukovsky. La mia macchina si incecca, metterci del grasso. Cosa? La calci verso di me. Eh? Ma con forza. No! Oh, oh. Che fai lì, forza, torna subito al tuo posto. Potremmo farla un po' più piccola e più leggera. Ti fai avanti, era ora. Ecco, io volevo solo dirle che il modo in cui lei mi guarda... controllavo la biancheria. Heilige Flamme, glühend erlöschen nie fürs Vaterland. Wir alle stehen dann mutig für einen Mann, kämpfen und bluten gern für Thron und Reich. Bene, grazie signori. Sedetevi. Con linea imperiale tutti noi promettiamo alla nostra maestà di sostenere l'armata tedesca nelle sue missioni più importanti, con il sangue e con il ferro. E lo faremo anche quando avvieremo l'occupazione dell'Inghilterra. La Francia l'abbiamo piegata con 461.650 uomini. Voi che cosa pensate? Quante truppe ci serviranno per sorprendere gli inglesi sulla costa di Portsmouth? Borsted, addirittura. Siamo oltremodo curiosi. Si dice Portsmouth, non Portsmouth. Prego? Portsmouth. Deve mettere la lingua tra i denti. Portsmouth. No, dico, è forse impazzito. In Inghilterra, chi non padroneggia il TH, chiedo scusa, fa la figura del tonto. Come si permette di dirmi questo? Arthur! Il suo collega Koch istiga la classe a dire simili insolenze. Koch? Lo saprà bene, visto che ha vissuto 3 anni in Inghilterra. No, 4 anni. Si può sapere chi vi ha dato il permesso di parlare tra voi durante la lezione? Koch, quando insegna, risveglia il desiderio di ribellione. Non è affatto vero! Ce l'hai con lui solo perché prima Silenzio! È perso. Silenzio! Conosciamo l'ordinamento scolastico imperiale, Gustav. Ma qui non si tratta di paragrafi. Qui parliamo del bene morale dei nostri figli. Koch parla di grossolanità germanica e osa dire lei mi annoia con la sua... Aspetta, questa me la sono scritta. La sua dannata obbedienza tedesca. Un crimine di lesa maestà. E anche motivo di licenziamento. Queste non sono prove attendibili, signori miei. Dobbiamo vedere una sua lezione. È per il bene dei ragazzi. Questo è l'obiettivo principale della nostra fondazione. Continuo a essere certo che quella di Koch sia stata un'eccellente scelta e che lui non c'entri niente con il comportamento dei ragazzi. Continui pure indisturbato, Koch. I signori vogliono solo farsi un'idea di come li svolge le sue lezioni. Ma dove sono? Mio Dio. Che succede? Questa è la battaglia navale di Trafalgar. È così che gli inglesi hanno raggirato i francesi. Lui vuole che i nostri ragazzi aprano le porte al nemico. Ma lì dov'è Nelson? E dov'è Koch?
Molto probabilmente avrà portato i ragazzi a leggere in biblioteca. È un uomo molto raffinato. Gustav, mi sembra che tu possa considerare concluso il tuo esperimento di educazione popolare. Bornstedt aveva già ricevuto un richiamo. Ergo espulsione. Bornstedt era sotto la mia supervisione. È giustificato. Sono io il responsabile. Ah sì? Allora, per prima cosa parliamo di quella mostruosità. È inconcepibile che durante le sue lezioni lei faccia maneggiare quella sfera inglese. È un pallone da calcio. Pallone da calcio? Parola inesistente. Esigo che questo abbia fine. In una scuola tedesca non c'è posto per queste cose da donnette. Vede, Koch, noi l'abbiamo fatta venire qui affinché insegnasse agli studenti la lingua inglese. Sì, come pioniere. Ma io non vedo proprio come questa palla. Lei dovrà farne a meno in futuro. È uno sport molto amato in Inghilterra. Uno sport? Thomas Arnold sostiene che si tratti di un valido metodo didattico. Si usa anche in altri paesi. E quali sarebbero questi paesi? L'Olanda, ad esempio. L'Olanda? Ci sono documenti che indicano che già gli antichi cinesi si allenavano con la palla. Gustav, i cinesi. Signor Hartung, lei è un uomo pieno di energia, con forte volontà e spirito di cameratismo. Koch, sta cambiando argomento. Quello che voglio dire è che sono proprio queste le qualità morali che sviluppano i ragazzi attraverso il gioco. Lo spirito giovanile è motivato e si divertono durante la lezione. Si divertono? Si divertono, sì. I progressi fatti... Lei si è mai divertito quando era studente? No. No. Ed è per questo, infatti, che sono diventato insegnante. Io credo, Richard, che dovremmo riconoscere che il collega Koch ha agito con le migliori intenzioni pedagogiche. Lei pensa che se siamo riusciti a portare il paese dove adesso... è perché ci siamo divertiti come pazzi durante gli studi? Se è così, devo deluderla. Nelle scuole tedesche tira tutt'altra aria. E se non ha intenzione di capirlo, prenda pure le quattro cose che ha e ritorni subito sulla sua maledetta isola. Quella palla sparirà dalle sue lezioni e dalla scuola, e intendo immediatamente. Altrimenti sarà lei ad andarsene. L'hanno vietato, vero? Mi dispiace, gentlemen, ma purtroppo sembra che il nostro gioco minacci la stabilità dell'impero germanico. E adesso? Padre, vi ringrazio per aver messo un freno a quelle follie inglesi. Era ora che qualcuno prendesse dei provvedimenti. Già, non è necessario per voi avere a che fare con quella lingua inferiore. Vi prometto che non avrò pace finché anche quel proletario non sarà cacciato dalla scuola. Tu? E come? Il dottor Bosch mi ha detto che ormai hai perso la tua posizione in classe. Ah, ho dato disposizioni a Stolberg perché allontanasse questa poco di buono da casa nostra. E sarei molto lieto se in futuro riuscissi a tenere a freno il tuo interesse verso le classi inferiori.
faccio da sola. Dimmi, dove abita la padrona di casa? Due case più avanti. Questo lo lascio qui. Brava, gran bel tiro. Facciamo un po' di passaggi con il barattolo. Cosa? Si chiama calcio, viene dall'Inghilterra. Just! Sei tu, Just? Arrivo! Arrivo. Sì, prego. Buongiorno. Scusi, potrebbe dirmi dove posso trovare l'insegnante Koch? Ce l'ha di fronte. E con chi ho nuovamente il piacere? È lei? Lei è il professor Koch? Sì. Signorina? Borsted. La madre di Jost, che ha passato 8 ore nella cella della scuola a causa sua. Prego. Mi dispiace terribilmente. Ah, e le dispiace terribilmente anche che sia stato quasi cacciato dalla scuola? Se finirà a sgobbare in fabbrica, gli darà lezione là? No, gli voglio ancora dare lezione qui. Suo figlio ha dimostrato di avere un talento eccezionale. Il talento di ferire un pastore? Ah, il pastore è sopravvissuto. E non credo avesse intenzione di riprodursi. Non voglio che lei distrugga il futuro di mio figlio. Io mi spezzo la schiena. Lui deve continuare a studiare. Giuro che farò tutto quello che è in mio potere per Jost. A saucer. Molto bene, collega. Ecco, a lei. Dov'è il quaderno? Gentlemen, posso avere brevemente la vostra attenzione? Come sapete, il direttore Merfeld mi ha vietato di giocare a calcio durante le lezioni. Dopo attenta riflessione, la decisione che ho preso è di attenermi al divieto. Tuttavia, nel caso voi decideste di giocare a calcio nel parco fuori dalle ore di lezione e mi metteste al corrente del luogo e dell'ora dell'appuntamento, potrei anche incontrarvi casualmente mentre sto passeggiando e magari potrei fermarmi a spiegarvi qualcosa. La scelta sta a voi. La faccenda funziona solo a una condizione. Dobbiamo tenerlo segreto. Vale per tutti. Tanto con i piedi che avete non farete granché. Staremo a vedere. Chi ci sta? Traditori. Hartung, se ne parli peggio per te. Ah, sì? Mr. Borsted, allora, cosa avete deciso? Gli altri vanno al parco. Detto che andavo bene. Gli altri? E lei no? Io con il calcio ho smesso. Come, prego? Ma io ho visto la scintilla nei suoi occhi. E quanto si diverte con il pallone e vorrebbe smettere. Non ci credo. Se alla fondazione lo verranno a sapere, mi cacceranno via. Non lo saprà nessuno. Deve avere fiducia. Ma mia madre mi trasformerà in polpette. Questo è un argomento da prendere sul serio. Lo farebbe, forse.
Mr. Borstedt, grazie al calcio ora in classe è considerato, i compagni la rispettano. Il ricco e il povero giocano nella stessa squadra. Non crede che sua madre ne sarebbe orgogliosa? È quasi un peccato che non lo sappia. Se sua madre volesse trasformarla in polpette, me lo faccia sapere. E le parlerò io. Glielo prometto. Le dia questo. Grazie. Dove stai andando? Partecipo ad un gruppo di lavoro del dottor Bosch. Ah, molto bene, bravo. Andiamo. Questa casa è un porcile. Ciao, sei arrivata. Vai, andiamo. Dove stiamo andando? Non posso dirtelo. Gentlemen, sono felice di avervi incontrati per caso. Ammiro il vostro coraggio. A quanto pare, sembra che il calcio vi stia aiutando a sciogliere le vostre catene germaniche. Allora, vi ricordo il principio fondamentale di questo sport. Giocate sempre in modo leale. Hip hip hurra, boys! Hip hip hurra! Kick off! Very good, Mr. Borstedt! Bravo! Bravo! Defend! Attention, gentlemen, fair play! Come back! Gentlemen, il campo di gioco è qui! Zombring, pass the ball! Pass, pass, pass! Very good! Mondo! Push, push! Ma guarda! Il signorino Hartung ci onora della sua presenza. Sì. Passa. Passi. Gentile signore. Che ci fai lì? La vedetta. Very good. Non vai a lavorare? Devo ringraziare tuo padre. Non mi vuole più nessuno da quando parla male di me. Stop. Fair play. Punizione. Mister Schwertfeger. E tu? Che ci fai qui? Di solito resti a casa a studiare fino a tardo pomeriggio. Sai, il fatto è che io sono il loro capoclasse. Magari ci fosse anche per le donne. Sarebbe grandioso. Sono d'accordo. Perché tu non giochi? Questo l'ho organizzato io, ma dovevo studiare e sono arrivato tardi. Pass it, pass it, pass it. Good. Mr. Zumbrick! Mr. Zumbrick! Long balls, gentlemen! No good, no good! Defend! Defend! Hartung, qui sei di troppo. Non te ne accorgi? No, va bene. 8-8. 7-8. 8-8! Yeah! Release! Borstedt, run! Fast me! Mr. Borstedt! Schultz! Sì! Yeah!
A domani. A domani. Come sei diligente. La grata nel pettine, rispettosamente, Conrad Koch. Caro Ian, sto facendo grande uso del vostro regalo di addio. I miei studenti giocano a calcio con molto entusiasmo. Se il vostro viaggio di studio dovesse portarvi a Braunschweig, ci farebbe molto piacere incontrare i tuoi studenti di Oxford in un torneo. Tukoski! Sì? Che significa? All'improvviso avete tutti i problemi di vista? Eh? Ha insistito suo figlio affinché li facessimo così piccoli. E questi cadaveri che sono? Ha parlato di caratteristiche di volo. Caratteristiche di volo? Le palle mediche non hanno caratteristiche di volo. È un pallone da calcio. Cos'è? A quanto mi ha detto, si deve tirare questa palla con il piede dentro un gol. Un gol? Già. Ma cosa diavolo sta succedendo qui? Signor Schricker, non ne ho idea. È quello che penso anch'io. Mi chiedo per quale strano motivo voi a lezione siate tutti così spenti e senza forze. Qualcuno vuole spiegarmi che cosa sta succedendo? Ci ha aggredito un gregge di pecore. Silenzio! Zumbrink, venga avanti. Adesso mi dica perché la sua mano è fasciata. Vada agli anelli. E subito. Ma ho il polso slogato. O parla o va a fare gli esercizi. L'ho picchiato, ecco cos'è successo. Ah, e ha picchiato anche tutti gli altri? Vedrai che gli esercizi faranno loro tornare la voce. Agli anelli! E slancio! Uno! E due! E tre! Esercizio sbagliato, Zumbrink. Non si esegue in questo modo.
Glielo mostro un'altra volta. Ma cosa? Siete diventati matti? Siete diventati matti? Fatemi scendere immediatamente! Ho detto di farmi scendere! Tornate qui! Tornate subito qui! Ho invitato nella nostra classe un ospite davvero eccezionale. L'ufficiale a riposo Hogen Zhu Honloe. Dopo essersi ritirato dal servizio attivo, si è assunto il nobile incarico di diffondere nella gioventù germanica la passione per la carriera militare. Prego. Signori, alla fine di quest'ora avrete sicuramente capito una cosa, che non c'è niente di più meraviglioso della guerra. Potevano mandarcene uno con due gambe, però. Possiamo chiedergli di giocare a calcio con noi? Silenzio! Già, contro gli inglesi. Silenzio! Silenzio! Dottor Yassel, cosa? Restate fermi! Restate fermi! Resterete tutti in questa posizione fino a stasera! I suoi colleghi la ritengono responsabile di quello che è successo in classe. Koch, io apprezzo il suo spirito innovatore e la sua forza di volontà, ma... Un pioniere impiccato è un pioniere inutile. Già. Capisco. Parlerò con la classe e rivedrò i miei metodi educativi. Mi sembra ragionevole. E poi un pizzico di autorità. Non ha mai fatto del male a nessuno, giusto? E mi ha promesso che in futuro adotterà metodi educativi completamente diversi. E credi alle promesse di un bevitore di tè? Per quanto tempo ancora resteremo a guardare? È una rivoluzione, ecco che cos'è. Non crede, dottor Bosch, che questi fatti si sarebbero potuti verificare anche senza Koch? No, mai. Sovverti i pensieri dei nostri ragazzi, lo so. E giocano ancora a quel gioco, di nascosto. L'ordinamento... scolastico imperiale purtroppo non dà indicazioni su come procedere per infrazioni che avvengono al di fuori della sfera scolastica. Ora ne ho abbastanza. Se non sei in grado di mantenere l'ordine nella tua scuola, prendo io in mano la situazione. Sappi che in futuro la fondazione non sosterrà mai più i tuoi esperimenti, Gustav. Basta con queste sciocchezze. Temo che ci manchino le prove per liberarci di Koch. Sono sicuro che presto o tardi farà un errore. Lei tenga gli occhi aperti. Ah, certo, lo farò. Mio figlio parla in modo entusiasta del suo gruppo di lavoro pomeridiano. Ma ringrazio, ne sono molto lusingato. Ma di quale gruppo di lavoro parla? Che bello se sto fuori. Good morning. Good morning. Sit down, please. Oggi non sorride. Qualcuno sa dov'è il signor Hartung? Io so dov'è una parte di lui. Nella tasca del padre. Il direttore Merfeld mi ha informato di un fatto accaduto col dottor Bosch mentre teneva la lezione di storia. E la chiama lezione di storia, quella. Pensavo che nel frattempo aveste compreso uno dei principi fondamentali del calcio. Mr. Klassen? Fair play, comportamento rispettoso da tenere nei confronti degli altri giocatori e dei propri avversari.
Chi di voi crede che il vostro comportamento nei confronti di un soldato che ha perso una gamba sia stato rispettoso? Chi di voi lo crede? Gentlemen, io mi aspetto che voi porgiate le vostre scuse all'ufficiale Zhu Honloe e anche al dottor Bosch. Come scusi? E perché? Ma che dici? Dovete scusarvi con loro. Fino ad allora gli incontri pomeridiani di allenamento sono sospesi. Sospesa? Non può farlo. Davvero? Ma perché? Ma non è giusto. Quiet, please. Open your book, page 21. Who is reading? Mr. Zumbrink? Chi di voi è per chiedere scusa a Bosch? E adesso chi è per giocare a calcio da soli, senza Koch? Forza, ragazzi! Ah! Bravo, l'hai fermato! Ma che hai fatto? Rigore, è rigore! Non era un fallo, è entrato in modo pulito. Ho visto benissimo. Sta zitto, palla di lardo. Idiota! Adesso ti faccio vedere io! Non siamo più forti noi! Arriva gente! La fondazione! Dobbiamo scappare! Brutto traditore! Fermo! Hai fatto lo spia! Fermo! Signori, dovete mettere fine a questa malattia da inglesi! E non fate scappare nessuno! Scappiamo! Presto! Correva via! Via, via! Via! È finita ormai. Oh! Quel proletario aveva la palla, quindi è lui il responsabile. Purtroppo questo è l'inizio di una rivoluzione socialista. Questo gioco porta solo alla decadenza morale e all'abbrutimento della nostra gioventù. E oltretutto è vietato. Gliel'avevo proibito, ma a quanto pare si sono procurati una palla. La sua vigliaccheria mi è stata chiara sin dall'inizio, Koch. Nessun senso dell'onore, né di responsabilità. E quando la patria ha avuto bisogno di lei, lei ha pensato bene di voltare le spalle al suo paese. Richard! Io esigo che quel Jost Borsted venga subito espulso dalla scuola. Adesso è assolutamente chiaro chi è a capo di questa scempiaggine. Rassegno le mie dimissioni. A condizione che il signor Borsted possa continuare a studiare al Martino Katharineum. Mi assumo la responsabilità dei fatti. È contento, signor Artum? Alla fine era solo questo che lei voleva, che il bevitore di tè se ne andasse. Per fortuna siete ancora qui. Come sarebbe per fortuna? Sei diventato matto. Come osi farti vedere? Sei un traditore. Hanno deciso di vietare il calcio in tutto il Braunschweig. E Koch andrà via. C'è Klaassen. Sì. Che cos'è? L'ordinamento scolastico imperiale. Leggi il paragrafo 34, comma terzo. C'è un incendio? No, ma si tratta di vita o di morte. Signor Schricker, la racconti a un altro. Scusi se l'abbiamo disturbata, ma abbiamo un problema e non sapevamo a chi altro rivolgerci. Sì, avanti. Sto cercando l'imperatore. Signora Borsted, prego, entri. Grazie. Il direttore Merfeld mi ha detto quello che ha fatto per Jost. La ringrazio, io non so come potrò mai sdebitarmi con lei. Mi assumo ogni responsabilità.
Mi sono sopravvalutato. E ho sottovalutato la testardaggine tedesca. Ora tornerai in Inghilterra? La invidio, lo sa. Lei può andare dove vuole, ha il mondo intero a disposizione. È bello anche sapere di avere una patria. Chissà, forse ci vedremo ancora. Ora dovrebbe firmare qua. Non c'è bisogno che le dica quanto mi dispiace che lei ci lasci già. No, non c'è bisogno. Telegramma per lei, signor direttore, da Berlino. Dal provveditorato agli studi. È importante. Così la situazione cambia radicalmente. Caro Richard, ho appena ricevuto risposta alla domanda che ho inviato ieri tramite telegrafo a Berlino. Ma scusa, quale domanda? Ecco, dunque, secondo il paragrafo... 34. 34. Ho inoltrato una... Richiesta di valutazione. Richiesta di valutazione, certo. Esatto. Una delegazione imperiale verrà qui per stabilire se il calcio può essere introdotto come attività didattica integrativa. Il calcio come attività didattica? Sicuramente voi converrete con me che non si può influenzare il giudizio di una delegazione imperiale. Propongo quindi che, fino al suo arrivo, il divieto imposto alla quarta ginnasio di giocare a quella che in futuro potrebbe venire considerata un'attività didattica integrativa venga annullato. Beh, non posso certo sottrarmi alla responsabilità che ho nei confronti dell'imperatore. Oppure provvederà lei a... E ora, signori, vi prego di scusare me e il collega Koch. Dobbiamo organizzare i preparativi. Signorina Salkov, non è che per caso negli ultimi giorni lei ha avuto contatti con il provveditorato agli studi del Reich a Berlino? Voglio che mi diciate immediatamente di chi è stata questa idea. Mia, signor direttore. Prego. Non è del tutto esatto. Sono stato io a istigarlo. In realtà sono stato io a convincerli. In realtà è stata un'idea di tutti noi. Grazie. Di chiunque sia stata questa idea, è stata geniale, bravi. Ben fatto, ragazzi. Davvero un'ottima idea. Gentlemen, sono orgoglioso di voi. Adesso siete una vera squadra. Immaginate se ogni città, anzi no, se ogni paese dell'impero germanico avesse una squadra e queste giocassero tra di loro. In Inghilterra questo già esiste. Ogni domenica si fanno dei tornei e centinaia, migliaia di persone vanno a vedere queste partite. Sarà possibile anche in Germania? Solo voi potete convincere la delegazione. Con questo gioco potete vincere tutto o perdere tutto. Su, schieratevi.
la delegazione darà il suo consenso, non potrete più vietarci di giocare. Perché accada, Koch ha bisogno di giocatori. Volete rinchiuderli tutti? Ho un'idea migliore, ragazzo. Passi, passi! Sì! Sì! Qui! Cover him! Vai, vai! Terrific! Così! No, 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 no! Rodenstock, Braunschweiger Zeitung. Continui pure. Fagli una foto mentre giocano. Di cui parla il giornale. Non possiamo assolutamente permettere che i nostri ragazzi vengano indotti a praticare questo gioco. È un gioco barbaro e contro natura. Ti proibisco di giocare a calcio, tassativamente! Suo benestare. Sarà questione di un attimo e in ogni scuola della Germania si giocherà a calcio. E sai di che cosa avranno bisogno? Di protesi e sedie a rotelle. Alla porta così. E ora dove andrò? Non è affar mio. Per me puoi anche dormire per strada. Non ho capito cosa hai detto e non posso aprire. La finestra è chiusa a chiave. Rosalie ha bisogno del tuo aiuto. Rosalie, cosa le è successo? Devi venire subito. Felix, che succede, Felix? Felix! Felix! Non mi obbligherai mai più a fare niente! Oh. Sei ferito! Sto bene! Chiama il medico! Vattene, Just! È finita, Koch. E Gustav, poniamo definitivamente la parola fine a tutti i tuoi inutili esperimenti. Prima ha fatto del male al pastore. E adesso a mio figlio. Non permetterò che quel ragazzo faccia altri danni. Borstedt deve andare via. Mr. Borstedt, le dovrei parlare.
Mi hanno cacciato dalla scuola, vero? Sì. Mi dispiace tanto. Dai, su con la vita, tontoloni. Vengo con te. Non combinare guai o cacceranno anche te. Che mi importa? Maledetta fondazione. Hanno anche Arthur sulla coscienza. Dobbiamo vendicarci. Esatto, lo devono pagare. Signore, bisogna accettare le sconfitte. Abbiate cura di voi. E rimanete una vera squadra. Goodbye, my friend. Valoroso pioniere. Goodbye. Il campo di battaglia era intriso di sangue. Ma von Clausewitz sapeva di non avere altra scelta. Si girò verso il suo aiutante e disse... Se ne va! Seduti! Sedetevi immediatamente! Ian! What are you doing here? Come to play football. Where's your team? My team? Si girò verso il suo aiutante e disse... L'inno imperiale. Arriva la delegazione. Forza, intoniamolo! Krieger und Heldentat finden ihr Lorbeerblatt treu aufgehoben dort an seinem sta succedendo. Koch è tornato. Gentlemen, may I introduce you a couple of friends? Yeah! Silenzio! I say, anyone in the mood for some bloody football? Yeah! Che cosa ha detto? Seduti! Sedetevi subito! Gli inglesi scendono in campo contro di noi. Questione di vita o di morte. Chiunque lasci l'aula verrà espulso dalla scuola. Chiunque! Chiunque di voi lasci quest'aula verrà espulso dalla scuola! Koch, hai ricevuto la mia lettera? Ha pensato alle conseguenze per gli studenti? Lei sta contravvenendo alle leggi del Ducato di Braunschweig! Lasciamo che sia la delegazione a decidere se sarà possibile giocare a calcio o no. Ascoltatevi tutti! Oggi avete una giornata di ferie pagata. In cambio, però, dovete recarvi subito al parco cittadino. Chi è che ha una giornata di ferie pagata? Tu no. Tu venderai palloni. Solo se per ogni marco che perderò, tu mi farai un'ora di straordinario. Affare fatto? Affare fatto. Allora che c'è? Non avete sentito? Andate! Va bene, va bene. Tukowski? Dove li hai nascosti i palloni? Il Signore vi benedica e vi protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore rivolga il suo volto su di... voi... Affrontiamo gli inglesi al parco cittadino. Che il Signore protegga le nostre truppe sul campo di battaglia. Amen.
giochiamo a calcio contro gli inglesi. Devi venire. Gallia est omnis divisa in parte stress. Dunque, la Gallia è... Felix, c'è bisogno di te. Dove vai? A giocare a calcio. Fila subito in camera tua. Forza, sbrigatevi! Hop! I palloni si possono guardare ma non toccare, va bene? Oggi avete un solo compito: convincere la delegazione. Giocate per poter giocare. Hip hip hurra! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Fermalo! Defense! Shrieker! Utilizzeremo mai questo gioco. È anarchico. Non è né tecnico né tedesco. Defense! Quello era un gol? Fuorigioco. Se il giocatore si trova davanti alla palla e ai suoi avversari e dietro a lui la palla viene lanciata da un suo compagno di squadra, il giocatore non può né toccare la palla né ostacolare il gioco dell'avversario. Dica semplicemente che davanti al giocatore ci deve essere sempre o la palla oppure un avversario. Sì. Vai, vai! Caffrey! Continua così! Sì! Ha fatto gol! Per il tuo fratellino. Papà, aumenta a 5 marchi. A 5 marchi? Come vuoi tu, Junior. Giù le mani, per favore. Un pallone, prego. Ecco. Il prossimo, prego. Dai, ragazzi, forza!
Attenti! Bravo! Sono libero! Vai, Felix! Attento, passala! Buongiorno. Buongiorno. Ed è per questo che Yost ha messo in gioco il suo futuro? Prima che mi riduca in polpette, signora Bosted. Mi dispiace. Non dica niente, è meglio. Go, go, go! Essere così sicuro che tutto andrà sempre per il verso giusto. Stavolta non sono affatto sicuro. Per questo paese il calcio non sarà troppo barbaro. Mm.